dovrebbero. Apriamo. Ok. Che ne dici di tornare indietro? Dico di no, Hendrix. Oh, non lasceremo mia. Singapore senza di noi. Sono entrati nel rifugio. Mi chiudo nella stanza d'emergenza. Avvio codice nero. Ehi, dove cazzo eri finita? Hai sentito Taylor via radio? Taylor vi ha contattati? Cosa vi ha detto? Che vi ha raccontato? Siamo fottuti. Arrivano! Kane! Ah, l'abbiamo persa di nuovo. No. Qua. La femmina è andata. No, cazzo, brodo. Tra l'F e il G. Ho giurato vendetta. Avete imprigionato i deboli e i malati dietro un muro. Li avete voltato le spalle, condannandoli all'oblio. Trabacio al balcone, via. I figli della vostra apocalisse si vendicheranno di coloro che hanno assistito impassibili alle loro sofferenze. La colpa è solo vostra. Non sta rompendo. Gojulan, come? Le ho dato i nostri protocolli di comunicazione. Taylor, cosa vuoi? Perché stai facendo questo? La decisione e la responsabilità è sempre di un solo individuo. E io lo troverò. Perché? Perché voglio arrivare alla vera radice di tutto questo. Quei furgoni potrebbero darci un vantaggio contro i cecchini. Guarda che bastardi, io nero su nero, così vederli si vedono grazie al laserino, se no altrimenti c'è una notte, guarda quanti dice. E aveva... Bello sto fuciletto qua, un ottimo equipaggiamento. Liberiamoci anche degli altri. Sore amica, con me punteremo dritti al rifugio. Dai che andiamo. Questo potrebbe essere utile. Ce ne sono tanti. Mi sa che serviranno, ragazzi, prima o poi. È che perderei. Aspetta, hai sentito? Cazzo, me lo prendo già io. E va a fan brodo. ASP, al riparo. Distrailo. Io disattivo il sistema difensivo. Ehi, sgualdrino. Vieni qui. Colpiscilo con un RPG quando è senza difese. Beh, non mi sembra tanto senso. Dovrebbe rallentarlo. Continua a colpirlo. Il suo sistema difensivo si riattiva. Cazzo, ma sono pure da solo, vaffanbrodo, che tua mamma. È vulnerabile. Spara qualcosa di grosso. Arriva un attimo. Mi serve un attimo per. È tornato online, occhio. Vaffanbrodo.
Potevo anche fare a meno se di tornare ormai. La frase mi sembra di essere fottuto è qui. Ma quanti gliene servono per morire? Il bestione è andato. Taylor ha incasinato tutto. Ci ha compromesso le comunicazioni. Adesso chiunque può ascoltarci o parlarci. Perciò parliamo indietro, Veneto, così nessuno li capisce. E io adesso sono senza fucile da cecchino. Se a te ti stanno circondando qua, mamma mia, 3-4 su un colpo. Ops, perdon. Oh, via ste merde. No, questa è già distrutta. Sì, ma mai che muore sto quello lì, eh. Guardali, guardali dove dice. Che cazzo che ti ha fatto? Porca bestia, guarda cosa deve arrivare. Aia, chi c'è qua? Che cazzo è che deve tirare te granate? Non ho capito. Un altro lì. Certo che questa visuale is fantastic for... Cavolo, lì c'è una torretta. Sarebbe molto utile. E lì ce n'è un'altra. Qui ci sono due persone. Senti, ma... non gli fa niente questo? Porca bestia. Ma noi possiamo anche andare avanti, no? Cosa c'è? Rifornimento? Sì, dai. Riforniamoci anche se... Chi
uccise Yuri qua, tutti i nemici così qua. Tabun, si torna in brio, sì. Dove sei qua? Dove sei tu? Bastardi! Te viene da Drio. Ok. Adesso prendiamo Kane. Dai, dai che andiamo, dai che andiamo. Mi sa che qua prendiamo poco. Cazzo! Missione finita. Hendrix, trovaci un mezzo di fuga. Mi prendi per il culo. È spacciata. Può ancora farcela. Ehi! Che cazzo dici? È morta! Rassegnati! Guarda, tutto fuoco dappertutto. La vostra amica ha lottato molto. Cosa le hai fatto? Temo che non vi parlerà più. Ora è in silenzio. Lo vedrete. Adesso andiamo avanti con sti robot. Cioè, se uno non ha un'arma così, ragazzi, ciao notte, buonanotte. È praticamente già morto. Non so cosa hai in mente di fare, ma fallo alla svelta. L'edificio sta per crollarti addosso. No, non me ne sono reso conto, scusami. Affanbrodo. Ops. Qua ragazzi, è una vita un po' precaria. L'edificio sta per crollarti addosso. Vaffanbrodo, robot da mignotta. Cazzo, mi stai ascoltando? No. Resta dove sei, Hendrix. Non è ancora finita. Ultimo passo a porta. Dai, perdi la porta. I server? Questi sono i server? Ah, è qua. Legata. Ce la fai? Bastarda! Proietta cinese. Trae mezzo fuoco. Ah. Ok, gli ha rubato la memoria. Così diciamo. Così ora sappiamo, siamo intelligenti adesso. Vuoi dire qualcosa, Hendrix? Vedo che hai molto sangue addosso. Ah no no, niente di che, qualche gocciolina appena appena. Beh, direi che è fatta anche questa. Siamo riusciti a salvarla. Ora avremo altri punti per potenziare le nostre armi. La mia arma principale, che ormai avete già ben capito che è quella. Poi sarebbe da affiancare un bel fucile da cecchino,
Quindi abbiamo un'arma pesante con un'arma di precisione. Solo, neanche un punto. Ci ho peccato. È forte. Tra qualche ora i medici la rimetteranno in piedi. Sicuramente. Per le cicatrici servirà più tempo. Noi va via. Allora, che ne pensi? Penso che abbiamo fatto riguardo una bella cosa, fatica. Hendrix? Riguardo al fatto che gente come noi, degli amici, abbiano deciso di tradirci. E che ora gli stiamo dando la caccia. Hanno passato informazioni segrete ai nostri nemici, che ora sanno quando e dove colpire. Hanno collegato la CIA al disastro di Singapore e destabilizzato l'intero accordo di Winslow. Sì, penso sia giusto dargli la caccia. Figa, ha fatto un bel casino, diciamo. Bene ragazzi, commentate, iscrivetevi, lasciate un bel like. Non so se verrà diviso in due o verrà lasciato una parte unica, anche perché la missione non mi è sembrata così lunga. Comunque vabbè, dopo daremo un'occhiata ai minuti. Bene, ciao a tutti e alla prossima. Ciao ciao.